È grave ma fortunatamente non in pericolo di vita, il 36enne è rimasto incastrato in un macchinario la scorsa notte. Confermato che l'incendio in Maddalena è di natura dolosa, è scattata la caccia ai piromani, rimane alta l'attenzione. Per gli studenti universitari abbonamento scontato del 50% anche sulla rete extraurbana di Arriva Italia. Marana parla nella conferenza pre su De Tirol delle due sconfitte e per domani dice ho buone sensazioni. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Buonasera anche dalle telegiornali. Dunque la cronaca in primo piano, un altro infortunio in provincia di Brescia, nel Bresciano, l'ennesimo in questo 2024. Fortunatamente in questo caso le condizioni dell'operaio ferito, un 36enne, non sono particolarmente gravi, anche se è stato ricoverato appunto in ospedale a seguito di uno schiacciamento. Vediamo. È grave ma fortunatamente non in pericolo di vita, il 36enne è rimasto incastrato in un macchinario riportando un grave schiacciamento. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero comunque serie. È accaduto la scorsa notte alla Farmall di Berlingo. La dinamica dell'infortunio è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell'ATS. Il macchinario è stato posto sotto sequestro e la produzione dell'intero stabilimento è stata immediatamente fermata. L'azienda di Berlingo opera nel settore chimico, conta una sessantina di dipendenti e fa parte del gruppo industriale Farmall, leader nella produzione di detersivi. E torniamo sull'incendio di ieri in Maddalena, perché l'abbiamo detto appunto già ieri sera, è stata accertata la natura dolosa dell'incendio, c'è massima allerta ora in tutta la zona, ma c'è anche la caccia ai piromani. Già poche ore dopo aver domato l'incendio era stata confermata l'origine dolosa. L'incendio è divampato sul versante sud del Monte Maddalena, in comune a Brescia, alle 12 circa di giovedì 29 agosto. La nota è della provincia di Brescia, che conferma quindi sospetti più che evidenti fin dai primi momenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, oltre a 22 volontari di protezione civile del gruppo Valcarobbio, comunale di Mazzano, comunale di Botticino, coordinati dalla protezione civile della provincia di Brescia. Da una prima stima, prosegue la nota della provincia, risultano bruciati tra i 3 e i 4 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento dell'incendio, del quale sono stati riscontrati numerosi punti di innesco con almeno 5 focolai sparsi su un'area di 22 ettari sul versante sud della Maddalena, a partire dal 12° tornante fino a via Santelle. Per diverse ore sono proseguite anche le operazioni di bonifica nelle aree interne non bagnate dall'elicottero dei 30 lanci effettuati, operazioni che si sono concluse nella serata di ieri. Ora però e caccia ai piromani. E ovviamente la Maddalena rimane sorvegliata speciale proprio anche per questo caldo che potrebbe favorire poi l'innesco di nuovi focolai. Caldo che proseguirà anche per tutto il weekend, dopo che oggi, come sapete, Brescia è tra le 8 città italiane più calde d'Italia con il bollino rosso. Bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, con l'alta pressione ancora protagonista sul Mediterraneo centrale e su Italia, rimarrà ben salda tra l'altro anche nelle giornate successive, insomma l'estate non molla. Se guardiamo però la previsione delle nuvole attese su Italia, della nuvolosità, notiamo qualche annuvolamento che dal Mediterraneo occidentale tende ad avvicinarsi al nostro paese, ma guardate, sono nuvole alte che si sfaldano tra l'altro entrando nel campo di alta pressione. E così come precipitazioni poco o nulla da segnalare, se non magari qualche locale acquazzone nelle ore pomeridiane che si formerà sull'arco alpino, ma fenomeni davvero isolati. Insomma, per farlo in breve, l'estate non molla, con solo diciamo qualche velatura di passaggio, ma anche con temperature alte c'è ancora da sudare. In pianura padana e nelle aree interne del centro-sud tocchiamo e localmente superiamo i 35 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. In città ora, perché la zona nord in particolare ha un nuovo ufficio partecipazione che raggruppa tutte le zone appunto del nord a Brescia e riguarda il nuovo ufficio all'interno del complesso in via Casazza. Rientra in quel progetto di partecipazione attiva.
Prima l'ufficio partecipazione Nord era in via Montegrappa ed era lontano da alcuni quartieri, Monpiano, Prealpino, avevano fatica a raggiungerlo e c'erano difficoltà di parcheggio, c'erano 6 gradini a entrare, quindi la gente doveva aspettare anche per strada perché non c'era uno spazio adeguato all'interno. Oggi è funzionale, comodo, vicino alla metropolitana, con dei parcheggi e soprattutto è centrale rispetto a tutti i quartieri della zona Nord. Ho visto alcuni cittadini che già hanno apprezzato, non c'è nessun abbattimento da barriera architettonica perché è totalmente a piano terra, insomma rientra in quella attenzione dell'amministrazione per avvicinare servizi sempre di più alle abitazioni dei cittadini. Qui c'è un teatro, una sala civica, degli ambulatori, una biblioteca, insomma c'è un insieme di servizi che, ripeto, abbiamo rilanciato in questi mesi. A cosa serve? È un po' il front office per tutti i cittadini, hanno un problema, non so, dalle pastiglie per le zanzare, l'iscrizione dei corsi, informazioni per i servizi che il comune offre, insomma ci sono sempre qua 2 persone a disposizione per tutte le esigenze, possono indirizzare per le varie iniziative del comune, prenotare per esempio l'appuntamento per la carta d'identità, una collaborazione con il Consiglio di Quartiere perché appunto si riunisce qui a fianco, collaborazioni con la biblioteca con la quale collaboriamo per la fruizione di questo teatro civico. Insomma, è il front office dell'amministrazione per dare tutte le informazioni ai nostri concittadini, una porta aperta per qualunque tipo di esigenza. Adesso parliamo degli universitari, visto che ormai manca poco all'inizio dell'anno scolastico e anche quest'anno per tutti gli studenti universitari sconto 50%. Ieri abbiamo parlato e torniamo a parlare dell'iniziativa di Brescia Mobilità per quanto riguarda la città, ma ci sarà anche quella in provincia. Arriva Italia, Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica hanno rinnovato l'accordo per scontare l'abbonamento annuale agli studenti del 50%. Viaggiare sulla rete urbana gestita da Arriva Italia, quindi con l'abbonamento annuale, costerà quest'anno la metà. Gli abbonamenti rilasciati da Arriva Italia sono di tipo integrato e consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi sul percorso prescelto, dalla località di partenza, servita dalle linee extraurbane gestite da Arriva Italia, alla città di Brescia, incluso l'utilizzo degli autobus urbani e la linea metropolitana, città capoluogo, zona 1 per intenderci. L'abbonamento annuale integrato a prezzo agevolato viene rilasciato a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Brescia che si sono iscritti la prima volta a un corso di studio universitario nell'anno accademico 2024-2025, le matricole, oppure che sono già iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di studio per gli anni successivi al primo nell'anno accademico 2024-2025. Gli abbonamenti saranno rilasciati fino all'esaurimento dei fondi disponibili dal 28 agosto, presentando apposita richiesta tramite il modulo Domande di abbonamento convenzionato studenti universitari, disponibile presso l'ufficio Arriva Italia in via Cassala 11 o scaricabile online sul sito brescia.arriva.it. Questo era lo sconto al 50% per gli studenti universitari dell'Università Statale e della Cattolica per i viaggi extraurbani, quindi della provincia con Arriva Italia, ma c'è anche l'iniziativa che riguarda le università, ma anche la LABA, ad esempio il conservatorio, invece per la città. Sicuramente il mondo universitario e la città hanno molti obiettivi in comune, Brescia è una città universitaria, lo vuole dimostrare sempre di più. Questa iniziativa deve essere per la sostenibilità, per gli studenti, per la città intera, quindi se non c'è un sistema sicuramente gli obiettivi non saranno i migliori, in questo caso gli obiettivi sono molto importanti, abbiamo superato i 5.000 abbonati fra gli studenti universitari bresciani e quindi è un cammino che deve continuare, ma soprattutto ci aspettiamo sempre migliori risultati. È un trend in crescita soprattutto rispetto agli anni precedenti? Sì, diciamo che dal 2016-17, insomma, quando abbiamo iniziato questa iniziativa, poi c'è stato purtroppo il Covid, i numeri sono triplicati, rispetto all'anno scorso sono aumentati dell'8% e quindi sono dati molto confortanti, i giovani studenti universitari hanno capito che ci sono altri modi di spostarsi, si può andare in università con il mezzo pubblico e quindi di questo siamo estremamente soddisfatti.
Insomma, poche ore e poi saremo a settembre con una serie di iniziative e di manifestazioni. Tra queste c'è anche il quinto appuntamento, anche l'ultimo, di Vittoria in Movimento. Ricorderete l'iniziativa messa in campo dal Comune di Brescia per animare sostanzialmente Piazza della Vittoria, per dare una nuova vocazione alla piazza dopo le tensioni, insomma, dopo quanto è accaduto nei mesi scorsi. Piazza Vittoria è al centro appunto di una grande attenzione, soprattutto per iniziative, per eventi, e quello di Vittoria in Movimento è il quinto evento sportivo e non solo che si terrà dal 3 al 5 di settembre. Vittoria in Movimento è alla vigilia del suo quinto e ultimo evento. Da martedì 3 a giovedì 5 settembre, l'ultimo appuntamento del ciclo di eventi che ha trasformato Piazza Vittoria in una palestra a cielo aperto, nel cuore della città, con la colonna sonora e l'intrattenimento di Radio Bruno. Obiettivo del Comune di Brescia è stato quello di promuovere lo sport come strumento educativo, culturale e inclusivo, in una piazza spesso teatro di tensioni e risse tra ragazzini. Il progetto è stato realizzato dal lavoro congiunto tra l'assessorato allo sport, le politiche giovanili, promozione della città, marketing e sicurezza, nonché alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e più di 30 associazioni sportive del territorio. Da martedì 3 a giovedì 5, quindi il gran finale con un programma più ricco di sempre. Il villaggio sportivo di Piazza Vittoria, aperto in ogni giornata della manifestazione, dalle 18:30 alle 23, con ingresso libero e partecipazione alle lezioni completamente gratuita, ospiterà per il gran finale sport come badminton, baseball, attività cinofile, fitness, scacchi, arti marziali e atletica. E l'appuntamento con Viva Vittoria ha soddisfatto l'amministrazione. Dicevamo, questo è il quinto appuntamento, aspettiamo a trarre, insomma, le considerazioni finali, ma certo l'assessore Cantoni aveva già fatto un bilancio dei primi quattro. Ci sono già gli elementi per un bilancio. Assolutamente sì, direi anche positivo, c'è sempre stata una presenza continua di ragazzi e anche adulti e che si sono divertiti, che hanno socializzato, che poi dopo una partita si sono anche scambiati i numeri di cellulare, si sono ritrovati il giorno dopo quando l'evento durava 2 o 3 giorni, quindi è stato davvero bello vedere una comunità che si ritrova e che soprattutto dimentica magari qualche disagio che questa piazza ha portato nei mesi passati, perché davvero in queste settimane non c'è stato nessun tipo di disagio e i giovani si sono ritrovati, si sono svagati con lo sport. L'obiettivo era cercare di coinvolgere un po' questi ragazzi che rimangono al margine della strada, i maranza come li abbiamo chiamati. Li avete coinvolti? Io direi maranza non è il termine adeguato. Sono delle bravissime persone che ormai vivono nella nostra città, si sono radicate con i loro genitori che lavorano per le nostre imprese e quindi è davvero bello che anche loro possano divertirsi e magari qualcuno di loro non ha nemmeno l'opportunità di provare questi sport. Invece provandoli mi confermano anche le associazioni sportive presenti che si sono poi anche iscritti alle varie attività, quindi questo è un segnale davvero positivo. La pagina economica, buone notizie per l'inflazione, scende di poco più di un punto ad agosto. Ad agosto l'inflazione scende a più 1,1% dal più 1,3% del mese precedente, secondo quanto rileva l'Istat. Nel comparto alimentare i costi dei prodotti lavorati tendono ad aumentare il loro ritmo di crescita su base annua, contribuendo all'accelerazione dei prezzi del carrello della spesa. Un sostegno all'inflazione si deve inoltre all'evoluzione dei costi dei servizi, che risente delle tensioni nel settore del trasporto aereo. Il lieve rallentamento del tasso di inflazione riflette in primo luogo l'ampliarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e di quelli durevoli, ma anche la decelerazione dei costi dei servizi relativi all'abitazione. Nel mese di agosto l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale a più 2%. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si accresce, portandosi a più 3,7 punti percentuali. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, accelerano su base tendenziale, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza di acquisto decelerano. E continuiamo a parlare di economia. Abbiamo visto carrelli della spesa. A luglio, secondo appunto i dati raccolti dall'agenzia Italpress, cresce il fatturato della grande distribuzione.
Il fatturato registrato dalla grande distribuzione organizzata in Italia nel mese di luglio vale 10 miliardi, un trend positivo del più 2,5% rispetto alla performance dello stesso mese nel 2023. È quanto rileva un'analisi di Nielsen IQ, da cui emerge un andamento positivo per la maggioranza dei canali distributivi. Questa tendenza è guidata dal settore specialisti casa e persona, seguiti da superstore, supermercati e discount. Trend in crescita anche per le vendite in promozione. Nel mese di luglio, tra le aree merceologiche che hanno registrato un importante incremento rispetto al 2023, si evidenziano i prodotti ortofrutta, seguiti da quelli per la cura della persona e l'ittico. In controtendenza, le bevande registrano solo un lieve incremento dello 0,8%. L'indice di inflazione nel largo consumo confezionato, ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria, si attesta a più 0,1%. Ci sono le parole di Marane, parliamo di sport, parliamo di Brescia, ma le ascoltiamo tra una manciata di secondi. Tu vieni al Brescia Store, noi ti portiamo allo stadio. C'è una strepitosa novità che ti aspetta nei Brescia Store di via 10 Giornate 85 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4. Vieni a scoprirla. Brescia Store, Sky, Obi Elettronica, Brescia Calcio. Non possiamo anticipare nulla, ma se ti piace andare a Rigamonti, ti aspettiamo. Buona serata ancora agli amici sportivi. Allora parliamo di Brescia, parliamo dell'appuntamento di domani sera alle 20:30, importantissimo anche perché dopo due sconfitte, insomma, la tensione sicuramente è alta in casa Brescia, ma anche tra i tifosi. Già vi anticipo, alle 20 domani sera, diretta stadio ovviamente, ma oggi conferenza stampa di mister Maran in prepartita e sentiamo un breve stralcio con le sue parole. Beh, sicuramente un po' feriti lo siamo, anzi sì, nettamente, perché comunque usciamo da due partite in quattro giorni dove usciamo un po' malconci dal punto di vista dei punti, perché poi dal punto di vista, se andiamo poi a analizzare le partite, è incredibile che noi si esca senza un punto da tutte le partite, però è così, per cui ovvio che siamo, da questo punto di vista siamo rabbiosi, siamo vogliamo definirlo feriti, va bene, feriti nel nostro intimo, perché sappiamo che potevamo raccogliere di più, perché sappiamo che avevamo lasciato qualcosa. Onestamente, dopo Cittadella è stato un bella, non pensavo che dal punto di vista magari nervoso e pagassimo così tanto, poi perché ci abbiamo messo energia, abbiamo messo quello che dovevamo mettere nella gara a Reggio, ma non siamo riusciti probabilmente a mettere tutto quello che volevamo. E probabilmente abbiamo pagato un po' quei due o tre giorni, perché sono stati un po'. Abbiamo dato grandi aspettative e siamo noi i primi a essere magari delusi, magari qualcosa. Quando ti viene tolto un qualcosa che meritavi, e probabilmente siamo arrivati dal punto di vista nervoso un pochino più. Non forti come altre volte, però io ho visto la squadra questi due o tre giorni e io vado a Bolzano con grande fiducia, con delle belle sensazioni. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Le notizie non si fermano, anzi continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta del canale 181 delle digitali terrestre. Soprattutto il sito lo raggiungete anche tranquillamente dal vostro cellulare, ovviamente all'interno della nostra app che potete scaricare gratuitamente da Apple Store o da Google Play. Poi tutte le notizie sono sui nostri canali Telegram e WhatsApp e nei profili Instagram e Facebook. Grazie per averci seguito, buona serata e ci vediamo domani.